Ciao, sono Martina Pedretti di Dan in Siris, è un piacere essere qua con te oggi. Piacere mio, grazie. Allora, siamo qua per parlare appunto della serie Bosè in arrivo su Paramount Plus e la mia prima domanda per te è proprio cosa significa per te un personaggio così iconico come Miguel Bosè? Se ha fatto parte della tua vita, che cosa ti ha trasmesso crescendo o comunque in età anche più adulta? Allora, io conoscevo le sue canzoni. E mi piacevano molto, ma non conoscevo la sua vita, quindi entrare in questa storia mi ha permesso di veramente di conoscere tutta la, insomma, tutto il suo percorso. Non sapevo che avesse avuto come padrino di battesimo Visconti, che la sua passione per la danza fosse stata, il suo talento per la danza fosse stato scoperto da Pablo Picasso, dal quale passava parte dell'estate, per cui una vita veramente piena. E la cosa sulla quale mi sono concentrata, ovviamente, interpretando Lucia Bosè, era proprio questo, era proprio il rapporto col figlio. Lucia che viene raccontata è la Lucia mamma, no? E quindi quello che mi interessava era capire anche la motivazione di un rapporto così turbolento, no? E il perché lui definisce questi genitori come presenze così ingombranti. Per cui, oltre a tutti i filmati, le interviste che ho trovato, la cosa fondamentale per me è stata la lettura della sua biografia. E lì ho ritrovato tanti aspetti del suo carattere, la fragilità anche del suo carattere. Ho questo senso di abbandono, di distacco che ha caratterizzato tutte le fasi della sua vita. Ecco, questo è stato molto, molto, molto importante per capire, per spiegarmi e per rappresentare il loro rapporto. Infatti la mia seconda domanda era proprio su come ti sei preparata per raccontare questa persona, questa storia. Tu mi hai detto di questa biografia, ma appunto ci saranno Sì. state anche interviste. Però hai parlato anche direttamente con lui in qualche modo o No, non c'è stata la purtroppo possibilità? con lui no, non l'ho mai conosciuto e non ho avuto occasione di conoscere nemmeno lei prima che venisse a mancare. Però ecco, mi aveva colpito molto questo aspetto sempre così molto elegante che poteva farla sembrare anche un po' distaccata, un po' fredda. E poi con quello che poi ho letto nella sua biografia, invece ho percepito una donna molto fragile, che spesso si è sentita sola nella sua vita. Per cui anche questa estrema libertà che però l'ha portata a essere poi anche molto sola. E questa libertà che lei voleva continuamente comunicare e trasmettere ai figli. E Miguel Bosé ha avuto la possibilità di veramente di esprimersi grazie alla madre. Il padre era molto contrario a queste sue scelte all'inizio, le ha appoggiate soltanto quando il suo lavoro ha avuto la consacrazione del pubblico, con il successo, mentre lei l'ha sempre spinto fin da piccolo a provare, a sperimentare, per cui prima l'attore, poi il cantante, il ballerino, e lei l'ha sempre spinto e addirittura gli ha fatto da manager per un periodo della sua vita. Però accanto al successo di pari passo c'era l'allontanamento ovviamente da lei e quindi quest'amore che era anche possesso, che era anche desiderio di attenzioni, è diventato poi problematico, conflittuale, proprio perché lui più si affermava, più ovviamente si allontanava da lei. Certo, e questa serie ci racconta anche i primi momenti della sua vita nel passato e anche in diciamo, un presente più vicino, ecco. E io vorrei sapere da te se ci puoi raccontare come è stato trasformarti, sia dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista di trucco e parrucco, questi capelli così iconici, e Sì. anche cambiare un po' le tue movenze a cioè, invecchiando con questo personaggio, insomma. Beh, diciamo che sognavo di avere i capelli blu e quando mi hanno detto che avrei dovuto interpretarla dai 30 più o meno fino agli 80 sono stata felicissima. È stato un lavoro
devo dire incredibile quello che è stato fatto col trucco speciale, perché ho un invecchiamento dei miei tratti, ovviamente, appunto fino agli 80 anni, un invecchiamento delle mani, del collo, insomma tutte quelle parti insomma, visibili, e addirittura gli occhi. Abbiamo usato delle lenti che appannavano un po' lo sguardo per avere, non avere più quell'occhio così vivo che si ha da più giovani. E anche il corpo, avevo delle imbottiture, adesso che mi ricordo, avevo delle imbottiture al corpo, sia per dare un aspetto appunto di età insomma, più avanzata, sia per appesantire proprio la postura, il movimento. Devo dire, è stato un lavoro molto affascinante anche questo di raccontare tutta la sua, questa parte molto importante della sua vita. Certo, e un'altra cosa molto importante che viene raccontata in questa serie è come, sebbene la musica da fuori sia percepita come qualcosa che ci piace, che ci fa stare bene, come invece dietro le quinte spesso ci sia qualcosa che noi non vediamo, che noi non conosciamo, come succede spesso nel mondo dello spettacolo, e lo tendiamo proprio a dimenticare. Sei d'accordo con questo? Beh, sì, credo che alla fine in tutte le vite ci sono degli aspetti dolorosi e semplicemente nel mondo dello spettacolo ci sono i riflettori puntati, i fari puntati, per cui sono però caratteristiche delle vite di tutti, no? Questi lati anche oscuri, dolorosi e contraddittori. E sicuramente un artista che è alla ricerca della sua identità, alla ricerca della sua forma di espressione ogni volta più autentica, passa attraverso queste fasi. E invece, visto che tu hai lavorato tantissimo nella tua vita, ti sei rapportata spesso alla fiction anche, in che modo secondo te è diverso il lavoro che fai quando racconti qualcosa di realmente accaduto? Non ti chiedo di scegliere cosa preferisci interpretare, ma proprio quali sono le sfaccettature di questi due tipi di lavoro, ecco. Diciamo che quando racconti qualcosa di realmente accaduto hai un canovaccio molto preciso, che può essere, sì, insomma, può avere anche degli aspetti negativi perché c'è il paragone, quindi l'ansia del paragone, però sicuramente è qualcosa di molto, invece di molto utile. Perché nella costruzione di un personaggio non hai soltanto il testo scritto, la sceneggiatura, ma hai anche tante suggestioni. A me è servito molto, appunto, come dicevo, la biografia di Lucia Bosè, ma anche le interviste o sapere, sentire quello che gli altri pensavano di lei, per cui anche la stessa biografia di Miguel Bosè, per cui avevo molti più elementi. E invece c'è qualcosa di tuo che hai ritrovato in lei, o anche qualcosa invece che ti piacerebbe quasi rubarle e fare diventare tuo, del tuo carattere, insomma? Beh, mi sono sentita molto vicina a lei nella prima fase della lavorazione perché non conoscevo la lingua, non conoscevo nessuno, era una città che Madrid dove ho lavorato, che conoscevo pochissimo, solo un po' così da turista, per cui io in un primo momento di sconforto ho pensato che poteva essermi utile per capire quello che lei realmente aveva provato quando si è trasferita definitivamente in Spagna, e non parlava bene lo spagnolo, il marito le aveva proibito di parlare italiano e proibito di cucinare italiano anche. Vabbè, è la follia di quel personaggio. E poi le aveva chiesto di smettere di fare l'attrice e lui avrebbe smesso di fare il torero, cosa che non ha mai fatto. E quindi, insomma, tutta questa difficoltà mia personale iniziale, in realtà l'ho riportata su una cosa invece più che poteva servirmi di più. Ovviamente il mio era un tempo di permanenza molto più breve, ed era per lavoro, mentre insomma per lei è stata una scelta di vita, però mi è servito anche per capire un po' di più quello che avrà provato, ecco.